Ciao a tutti e bentornati in una nuova intervista. Mi trovo qui al 17° congresso dell'AISASP, l'Associazione Italiana per lo Studio degli Artropodi Sociali e Presociali, in compagnia appunto del professor Donato Grasso, autore di questo libro che mi è molto piaciuto, che è Il Formicaio Intelligente, che ovviamente vi lascio in descrizione se lo volete recuperare, professore appunto dell'Università di Parma e ricercatore del Mirmecology Lab. Grazie mille appunto per il suo tempo. Grazie a lei. Prima cosa volevo chiederle, come mai la mirmecologia, cioè quella branca dell'entomologia che si focalizza sullo studio delle formiche, è importante? Allora, la mirmecologia, lo studio delle formiche da vari punti di vista, è importante perché le formiche sono, come altri insetti, degli animali altamente sociali e quindi possono rappresentare uno spaccato, una finestra su vari livelli di organizzazione biologica, per cui noi potremmo studiare l'individuo, dall'individuo i gruppi di individui, le società e addirittura anche gli effetti che questi possono avere sugli ambienti, sugli ecosistemi, per cui diventano un mezzo per fare una zoomata che va dall'individuo alla società all'ambiente e quindi sono un ottimo modello di studio da vari punti di vista. Sono un frammento che racchiude l'intera natura, naturalmente, quindi sono un ottimo modello per studiare vari aspetti della biologia e delle scienze naturali. E lei appunto sta studiando nel Mirmecology Lab a Parma vari aspetti della vita delle formiche e Mirmecology Lab è un laboratorio proprio incentrato sulla mirmecologia. Come funziona, cosa state studiando e come è nata l'idea appunto di dedicare proprio un laboratorio a questi animali? Certo, allora noi partiamo dallo studio dell'etologia. A Parma è una delle scuole di etologia più importanti d'Italia, quindi si parte soprattutto dal comportamento. Poi abbiamo scelto come modello di studio le formiche, ma anche altri insetti, quindi noi studiamo l'etologia, l'ecologia e la sociobiologia degli insetti e ovviamente in particolar modo delle formiche. E quindi ci dedichiamo a vari aspetti, come dicevo, comportamento, aspetti legati all'ecologia e soprattutto al comportamento sociale. Noi per esempio stiamo studiando molto negli ultimi anni le relazioni tra le formiche e vari altri organismi, per cui interazione tra le formiche e altri insetti, soprattutto interazioni tra formiche e piante e tra formiche e microrganismi. Quindi siccome virtualmente questi animali così diffusi, così capillari nella loro presenza interagiscono con tutti gli elementi degli ecosistemi, elementi biotici ovviamente degli ecosistemi, diventa abbastanza facile poi dopo interessarsi a qualche aspetto di queste relazioni. Uno degli aspetti più interessanti che nello studio delle formiche e poi nel raccontare la biologia e la vita delle formiche e le potenzialità applicative di questi studi. Il sottotitolo del libro riguarda quello che possiamo imparare da questi insetti che hanno un comportamento così complesso, una biologia così complessa. Mi ha fatto piacere nel libro raccontare anche come ci possono essere delle applicazioni in informatica, in cibernetica, quindi delle discipline che travalicano la biologia, oppure le applicazioni in agricoltura, la possibilità di utilizzo delle formiche come controllo biologico, oppure come bioindicatore di qualità ambientale, oppure la possibilità di utilizzare lo studio di alcuni aspetti della vita delle formiche anche in medicina, perché questi animali producono delle secrezioni o i batteri che vivono in simbiosi con questi animali producono delle secrezioni che si sono rivelate potentissimi antibiotici, antifungini e addirittura alcune sostanze, veleni per esempio, prodotti dalle formiche sono stati saggiati e hanno effetti molto buoni su varie tipologie di malattie, addirittura su cellule cancerogene. Naturalmente si tratta di prove di laboratorio, non si tratta di prove cliniche, ma comunque è promettente questa cosa. Cioè il messaggio è: la biodiversità intorno a noi, in questo caso specifico delle formiche, può fornirci, è un libro che fornisce uno scrigno di segreti, che fornisce delle informazioni che vale la pena di guardare. Noi sfortunatamente questo lo stiamo distruggendo senza neanche andarci a guardare dentro, per cui ci sono tante cose che possiamo imparare dagli animali, dalle piante, tutti gli organismi intorno a noi, tra cui le formiche. E come si è avvicinato lei allo studio delle formiche? Proprio partendo dall'etologia, a Parma c'è questa, come dicevo, questa scuola importante di studio del comportamento animale. Inizialmente da ragazzo, da studente, mi piaceva molto lo studio del comportamento animale in generale, poi ho dovuto
scegliere quale modello, su quale modello concentrare la mia attenzione, e mi sono reso conto che ero molto più affascinato dagli aspetti del microcosmo, dalle cose nascoste, non ovvie, e quindi gli insetti mi fornivano questa grande opportunità, e gli insetti sociali, in particolar modo le formiche, dischiudevano un mondo di misteriose cose da studiare che non mi sono lasciato sfuggire. Oltretutto le formiche sono degli animali che, cioè, pensiamo di conoscere bene, perché hanno comunque questa figura uscita addosso della formica instancabile che lavora continuamente, però in realtà si sa che ci sono delle formiche che ribaltano un po' questa idea un po' marmorea della formica lavoratrice. Certo, infatti chiaramente noi da umani attribuiamo alle formiche molte nostre caratteristiche. Se voi ci pensate, basta pensare all'idea della regina, no? Regina sovrana che comanda la colonia. In realtà sappiamo che questi sistemi sono sistemi decentralizzati, ne parleremo magari dopo. Sì. E quindi non esiste un sovrano o un capo, ma sono tutti capi, diciamo così. Per quanto riguarda le formiche a cui faceva riferimento, sono le formiche pigre, cosiddette pigre, quindi sconvolgiamo un po' l'idea della formica stacanovista, instancabile lavoratrice. Sono le cosiddette lazy ant, sono una specie americana, ma temo che la cosa possa essere, diciamo così, applicabile anche a varie altre specie, in cui il 40% della forza lavoro di questa specie non fa nulla, cioè le operaie sono praticamente delle in pausa, in panchina, qualcuno direbbe, o meglio, sono dei disoccupati, ma in realtà sappiamo che proprio quello è il loro lavoro, cioè in realtà queste formiche pigre, che apparentemente non fanno niente, sono una forza lavoro aggiuntiva pronta a fare qualcosa nel momento in cui fosse necessario, quindi diventano delle disoccupate per lavoro, ecco, le potremmo definire così, e quindi tutto sommato anche questo è un'espressione della complessità dell'organizzazione sociale di questi animali. Un'altra, diciamo, particolare specie di formiche ribalta in un altro modo appunto questa figura della formica instancabile, perché sì, effettivamente loro lavorano, proprio che altri il lavoro lo fanno fare ad altri, nel senso, e lei le ha studiate anche in Italia. Certo, sì, sì. Alcune formiche sfruttano il lavoro di altre, quindi sono delle parassite sociali, così le possiamo definire, e sono, ce ne sono di varie tipologie diverse. Quella che ho studiato io approfonditamente è una specie molto particolare, una formica schiavista obbligata, che si chiama Polyergus rufescens. Una schiavista obbligata significa che obbligatoriamente, per poter sopravvivere, le colonie di questa specie hanno bisogno di fare delle schiave, perché le loro operaie, ma anche la regina, non sono in grado di gestire le attività all'interno della colonia, ma hanno bisogno di una forza lavoro che lo faccia per loro. Loro non sono proprio totalmente sfaccendate, nel senso che la loro grande attività è razziare, quindi sono delle formiche guerriere, tant'è che vengono definite formiche amazzoni proprio per questo, guerriere che vanno a saccheggiare i nidi di altre specie, portano a casa la prole e, una volta schiusa, la utilizzano come forza lavoro schiava all'interno della colonia, quindi e di cui ne sfruttano le attività lavoratrici, foraggiamento, costruzione del nido, difesa, cura della prole, lo fanno le schiave, mentre le schiaviste non fanno nulla tranne che fare le razziatrici. E un altro paragone interessante che fa nel libro è un discorso a cui accennava prima, che è una particolare analogia piuttosto attuale tra il modo in cui le formiche si organizzano per le loro varie attività e i social network. Certo, questo è un discorso estremamente attuale. Essendo animali sociali, altamente sociali, le relazioni, le interazioni con gli altri sono molto importanti. Potremmo vedere questa cosa da due punti di vista. Si tratta di un sistema complesso, fatto di tante interazioni tra individui che producono delle proprietà emergenti, cioè nel senso il sistema, in questo caso la colonia o le attività collettive che le colonie fanno, riescono a fare delle cose le cui proprietà sono superiori alla somma delle parti. Questa è la definizione di proprietà emergenti. E quindi noi abbiamo delle cose che derivano proprio dalla relazione e dalla interazione tra i vari individui, una cosiddetta intelligenza diffusa, l'intelligenza dello sciame, chiamiamola in vari modi, e questo vuol dire che non esiste un capo, non c'è uno che comanda, ma tutti comandano, tutti sono parte di questa intelligenza collettiva.
C'è un aspetto interessante che oltre a questo si può collegare proprio al concetto di social network a cui noi siamo abituati, è il fatto che alcune attività per essere svolte necessitano di una particolare network di interazione tra gli individui. Ad esempio, nella allocazione della forza lavoro della colonia, cioè quanti vanno a fare una cosa e quanti ne fanno un'altra, cioè come viene organizzata l'attività lavorativa, sono molto importanti gli incontri, le interazioni tra gli individui. Che vuol dire? Questo è stato studiato in alcune specie di formiche americane, ma molto probabilmente funziona la stessa cosa anche nelle formiche nostrane. Cioè, se io devo fare una certa attività, quanti individui devono svolgere questa attività? Se io sto facendo una cosa, come faccio a capire quando è necessario cambiare lavoro e quindi indirizzarmi in una certa attività? Bene, sembra che gli incontri, le interazioni tra varie tipologie di individui, quindi il social network, indirizzino le attività lavorative. C'è bisogno di foraggiatrici? Se io sto svolgendo un'altra attività nella colonia, non so, sto sistemando la montagnetta di rifiuti sopra il cumulo di entrata del nido, se incontro tante foraggiatrici che rientrano a casa con il bottino, con il cibo, allora io smetto di fare quello che stavo facendo e quindi shifto ad una nuova attività. Questo ho banalizzato, però vuol dire che la tipologia, il network di interazioni che questi individui hanno può indirizzare le formiche a fare una cosa piuttosto che un'altra. Quindi è proprio questo il social network. E noi sappiamo quanto può essere condizionante e importante anche per noi umani questa cosa. Diciamo, è la formica che fa più likes. È la formica che fa più likes, è quella che... A proposito, c'è anche il discorso del quorum, perché ci sono delle formiche che scelgono di fare delle cose sulla base delle preferenze di altri individui. Per esempio, se le formiche devono cambiare nido e quindi devono fare una migrazione, alcune specie su cui questa cosa è stata studiata, chi decide qual è il sito migliore per andare a nidificare? Devono spostarsi, come fanno a deciderlo? In realtà, se i siti che vengono individuati dalle varie esploratrici, quelli che ricevono più likes, cioè i siti che ricevono più approvazioni, sono quelli, quando viene raggiunto un certo quorum di like, allora vengono scelti dall'intera colonia. Nel libro, tra l'altro, lei racconta anche qualche incontro piuttosto colorito con alcune formiche in giro per il mondo. Sì, mi è capitato ovviamente di girare il mondo, ma poi dopo la maggior parte delle formiche particolari e strane poi le ho incontrate qui in Italia, e non dimentichiamoci che abbiamo intorno a noi un mondo di biodiversità e di mistero, basta voltare l'angolo e abbiamo in Italia poi abbiamo una biodiversità così complessa. Però delle formiche particolarmente strane le ho incontrate in Australia, che è una delle patrie della biodiversità delle formiche, in particolar modo ricordo e non potrei dimenticare l'incontro con le formiche del genere Mirmecia, ce ne sono tante in Australia, sono le formiche bulldog molto grandi, con un'ottima vista, sono molto aggressive, hanno delle mandibole lunghe a tenaglia e soprattutto un pungiglione e un veleno piuttosto doloroso. E io ricordo bene l'incontro con queste formiche perché sono stato accerchiato letteralmente avvicinandomi alla colonia di queste formiche per osservarle, era una cosa troppo attrattiva per fermarmi, sapevo del pericolo a cui andavo incontro, sono stato aggredito e punto, e per alcuni giorni punto al piede e per alcuni giorni sono dovuto andare scalzo perché non riuscivo più a rimettermi le scarpe. Questo è stato uno degli incontri, ma un altro incontro di tipo, diciamo così, culinario, potremmo dire, è l'incontro con le formiche tessitrici, che sono delle formiche costruiscono dei nidi tessendo assieme le foglie della pianta su cui vivono, utilizzando come particolare collante la seta prodotta dalle loro larve, quindi cuciono, grazie alle larve, come delle spolette, le foglie. Queste formiche, oltre ad essere bellissime e affascinanti, nei posti in cui vivono, nel caso specifico nel sud-est asiatico, questa specie, vengono utilizzate come leccornia, diciamo così, non necessariamente è necessario mangiarle, ma basta toccare la punta dell'addome con la lingua e le secrezioni che producono sanno di limone e devo dire che sono abbastanza piacevoli. Beh, chiaramente vi invito a recuperare il libro del dottor Grasso, Il formicaio intelligente, perché appunto è un libro, come si diceva prima, che
diciamo, parte dalle formiche, ma poi le usa per parlare anche di un sacco di altre cose. Insomma, spiega come funziona la kin selection, cioè come si in natura, come mai si seleziona, in che modo si selezionano i parenti, e un sacco di altri meccanismi sono in realtà molto da manuale di biologia o comunque di zoologia, spiegati usando le formiche, comunque nascondono un microcosmo veramente affascinante. Quindi, insomma, la ringrazio davvero per l'intervista. Grazie a lei dell'intervista. Fateci sapere se avete gradito anche voi nei commenti e mi piace, appunto, visto che si sta parlando di social network. Esatto. Grazie.